l'Assemblea ha nominato i componenti del Comitato Diritti Umani. Oltre al presidente Laus e due esponenti dell'ufficio di presidenza, sono stati designati le consigliere Baricco e Gancia, gli ex consiglieri Artesio e Leo e 10 personalità esperte in materia. Scende il numero dei detenuti nelle carceri piemontesi, ma resta l'emergenza del reinserimento lavorativo, per abbattere il rischio di recidiva, emerso nella prima relazione annuale sull'attività del garante dei detenuti, svolta in aula nella seduta del 14 aprile. Un convegno a Palazzo Lascaris e una serie di eventi collaterali per ricordare la figura di Carlo Levi, protagonista di spicco dell'impegno civile della cultura italiana del Novecento. Li ha organizzati il Consiglio regionale con la Fondazione Giorgio Amendola. Qual è l'impatto del web e dei social network sulle adozioni? Se ne è parlato durante la 3 giorni organizzata a Torino dall'Agenzia regionale per le adozioni internazionali, intitolata I legami adottivi ai tempi di Internet. La manifestazione si è aperta con un convegno a Palazzo Lascaris. Fino al 12 maggio all'ufficio Relazioni con il pubblico è visibile la mostra Adattarsi in città, in collaborazione con il Museo di Scienze Naturali. 52 fotografie in 2 sezioni, l'uomo e la fauna e la flora, per ripercorrere la transizione dalla vita rurale a quella urbana. Il Manifesto delle Start-up, un progetto delle associazioni e degli enti iscritti alla Consulta regionale dei giovani, è stato presentato al Politecnico di Torino. Obiettivo: raccogliere idee e linee di indirizzo per una legge regionale proposta dai giovani start-uppers. Anche quest'anno il Comitato Resistenza sostiene il progetto Vitrina, con la GAM di Torino, dedicato alla ricerca artistica contemporanea e inserito nella rassegna Alle radici della democrazia. In esposizione l'opera fotografica di Francesco Gennari, autoritratto Come notte.